Ecco, bene amici, siamo qui per fare una nuova registrazione con l'amico Marco Gerdl, dove parliamo di virus e di biologia. Adesso gli avvenimenti di queste ultime 5 settimane ci hanno un po' distratto da altri avvenimenti. Qualcuno aveva detto che in effetti la guerra aveva praticamente fatto guarire tutti dal Covid. In realtà non è vero, però diciamo è chiaro che quando c'è un'emergenza le notizie vanno così, i giornali lavorano sulle emergenze e quindi giustamente questa è un'emergenza, di Covid se ne è parlato un po' meno. Però adesso io abbiamo visto che ci sono notizie di nuove varianti, di incrementi, e, insomma, la cosa non è finita. Il virus non lo sa che c'è una guerra in giro per l'Europa e fa sempre il suo lavoro e quindi si riproduce, si moltiplica, muta e quindi siamo qui con Marco che saluto. Ciao Marco Ciao Franz. e vediamo un po' di essere aggiornati perché come al solito abbiamo notizie allarmanti che poi magari non, in realtà non lo sono e altre notizie che invece magari ci potrebbero far più riflettere e comunque l'importante è conoscere per poter giudicare e per poter essere preparati a tutto quello che succede. Allora, Marco, che cosa ci racconti? Ma allora possiamo fare un breve aggiornamento sulla situazione varianti, visto che tiene sempre viva l'attenzione dei media. Allora, sappiamo già che Omicron è caratterizzato dalla presenza di due principali sottovarianti, potremmo definirli, no? Due lignaggi principali che sono stati chiamati BA.1 e BA.2, poi giornalisticamente poi sono state semplicemente nominati Omicron 1 e Omicron 2 in modo un po' improprio. Questi in realtà sono due dei tre principali lignaggi di Omicron, perché c'è anche una BA3 che però non si è mai diffusa in modo significativo in uomo. La prima fiammata, diciamo, di Omicron è stata legata a BA.1, che era quella che è stata responsabile della violenta ondata registrata nell'Africa meridionale, poi di molti casi da importazione, ovviamente. Quindi, Quella di Natale, diciamo, quella di Natale. sì, esattamente, quello che è successo a cavallo tra Natale e Capodanno, insomma, con un po' di differenze temporali nei vari paesi del mondo occidentale, è stato sostanzialmente legato quasi esclusivamente a questa BA.1. BA.2 era un lignaggio di Omicron che in origine era poco diffuso, era minoritario nell'Africa meridionale, ma anche questo è stato esportato inizialmente responsabile di una frazione abbastanza limitata dei casi, poi ha iniziato progressivamente a rosicchiare terreno. In alcuni paesi in particolare, come la Danimarca, l'esempio più lampante, c'è stato ben presto un avvicendamento tra le due, è stato un sorpasso, potremmo definirlo, e poi con il passare della settimana è stato sempre più evidente che effettivamente questa BA.2 godesse di un vantaggio competitivo rispetto a BA.1. Un vantaggio abbastanza considerevole, cioè se andiamo a vedere il rapporto tra le incidenze di BA.1 e BA.2 su scala settimanale, questo vantaggio è nell'ordine del 70%, quindi indipendentemente dal trend generale di crescita, stabilità o decrescita del numero di contagi, le proporzioni tra le due sono cambiate, tant'è che oggi possiamo dire che in quasi tutto il mondo BA2 si è diventata prevalente. Come dicevo prima, questo è successo prima in alcuni paesi, con un po' più di ritardo in altri. Ovviamente il virus continua ad accumulare alcune mutazioni, anche BA.1 e BA.2 lo fanno. Al netto, diciamo, dell'evento che ha portato alla genesi di Omicron, che è un po' ancora avvolto nel mistero, perché non sappiamo esattamente se la sua origine sia legata a un paziente immunocompromesso, un serbatoio animale o altro, e col netto di questa origine, negli ultimi 3 o 4 mesi abbiamo assistito all'interno di Omicron all'accumulo sempre delle solite due circa mutazioni al mese, che è un po' in linea con quello che è il tasso di mutazione che abbiamo osservato in questi 2 anni di pandemia. Ovviamente la maggior parte di queste mutazioni, come sempre, sono neutrali, non hanno quindi nessun impatto significativo sull'andamento poi dei contagi, perché non influenzano né
l'evasione immunitaria nella trasmissibilità intrinseca della variante, in altri casi possono effettivamente essere associati a delle alterazioni delle proprietà biologiche di Omicron stessa, e nel tempo dunque si dovrebbe osservare eventualmente un certo trend nell'aumento di frequenza di alcune di queste mutazioni. Al di là di questo, poi, come sappiamo dai telegiornali, più di recente si è iniziato a parlare con insistenza di varianti ricombinanti. Prima di ricombinanti tra Omicron e Delta, ricordiamo il caso della Deltacron famigerata, e Dalla più Grecia, sì. dal cipriota in Sì, origine, sì, cipriota, sì. esattamente, sì. E poi più recentemente della variante X. Che è una delle tante in realtà occasioni in cui c'è stato un evento di ricombinazione proprio tra BA1 e BA2. Allora, qua vale la pena di spiegare subito alcune cose. Cioè, prima battuta, come queste varianti ricombinanti possano nascere, possono verificarsi, e in secondo luogo spiegare perché non è corretto supporre che un evento di ricombinazione tra due varianti vada necessariamente a combinare le proprietà biologiche di entrambe. Okay. Allora, partiamo dalla genesi, direi, perché questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda l'evoluzione di tutti i coronavirus, di cui abbiamo traccia molto evidente nei genomi, anche quelli che sono i SARS-CoV-virus, quindi il gruppo di coronavirus più strettamente imparentati con SARS-CoV-2 nei chirotteri, e di fatto nel momento in cui possa essersi una situazione di co-infezione nello stesso individuo, nello stesso organismo, da parte di due diversi virus o anche due varianti dello stesso virus, è possibile, in casi rari, che ci possa essere una ricombinazione, che è letteralmente il prodotto di un errore effettuato dalla polimerasi nella fase di replicazione del genoma virale, per cui si viene a creare una chimera tra i due genomi originari. Letteralmente noi ci aspettiamo di vedere una porzione di derivazione della variante A, un'altra porzione di derivazione della variante B. Questo è quello che è accaduto inizialmente per alcune varianti ricombinanti tra Delta e Omicron. Non è il caso di quella cipriota, che era un errore di sequenziamento, però è stata poi effettivamente rilevata la presenza di una variante di questo tipo, e il caso più recente è quello di BA1 e BA2. E la cosa non è sorprendente considerando la grandissima co-circolazione di queste due varianti nella popolazione. Ecco, e si diceva che questa ibridazione, questo creare degli incroci, non è che somma i due genomi, in realtà un pezzo di uno viene, magari maggioritario, viene unito a un pezzo di altro. Magari di questi tipi di incroci, chiamiamoli così, che non sono mutazioni, cioè sono mutazioni a livello dell'insieme del genoma, ma non sono singole mutazioni puntuali. Queste mutazioni ce ne possono essere più di una, quelle che emergono è perché hanno un vantaggio. Sì, Corretto? certamente sì. E non è un caso effettivamente che per quanto riguarda tutti i ricombinanti che ci sono stati tra Delta e Omicron, sostanzialmente noi abbiamo avuto la possibilità di vedere soltanto quelli che avessero ereditato, se vogliamo, il gene S di derivazione Omicron e non quello di derivazione Delta, visto che è quello che determina una maggiore trasmissibilità e una maggiore evasione immunitaria. E lo stesso discorso vale per tutte le ricombinanti tra BA1 e BA.2, che effettivamente mostrano, tranne un singolo caso, una spike di derivazione BA.2. Poi è ovvio che questi eventi possono avvenire in qualsiasi punto del genoma. Nel singolo paziente, naturalmente, è possibile che si generino ricombinanti che vadano anche a determinare l'acquisizione di una spike di derivazione delta su un background Omicron, ma naturalmente questi non avranno alcun vantaggio selettivo, e quindi noi non avremo la possibilità poi di vederlo a livello della popolazione. Ecco, tra tutte queste varianti effettivamente ricombinanti, soltanto una fino a questo momento ha mostrato un vantaggio possibile, plausibile, insomma, ancora da verificare, però in termini di fitness, ed è la variante XE, che è stata rilevata nel Regno Unito per la prima volta. Questa
vantaggio competitivo resta ovviamente da dimostrare pienamente, perché per ora parliamo di numeri abbastanza piccoli, alcuni centinaia di casi, molto meno dell'1% di tutti i casi rilevati nel paese. Tuttavia, insomma, i primi report sembrano indicare un vantaggio nell'ordine del 10-15% su scala settimanale, che è un vantaggio abbastanza modesto se comparato, ad esempio, a quello che BA.2 mostrava nei confronti di BA.1, che era nell'ordine del 70%. E questo vantaggio competitivo ragionevolmente potrebbe portare nel corso del tempo a un avvicendamento tra XE e BA2, ripeto, a patto che questo vantaggio resti confermato nell'arco di molti mesi, ovviamente, anche a seconda ovviamente di quello che sarà il livello di circolazione virale generale, perché se i casi sono pochi, chiaramente questi eventi di avvicendamento possono avvenire più rapidamente. Però nel contempo devo dire che ci sono anche altre sottovarianti di Omicron che mostrano localmente dei vantaggi competitivi che potrebbero essere ancora superiori a quello di XE, nell'ordine anche del 20-30%. Quindi la situazione potrebbe essere abbastanza simile a quella che aveva visto in passato la famosa variante Delta Plus, che sarebbe quella caratterizzata dalla sigla AY4.2, che aveva iniziato a crescere progressivamente, ma non ha fatto tempo a prendere il sopravvento, perché nel frattempo è arrivata Omicron che l'ha spazzata via sostanzialmente. Quindi un po' la situazione è questa. Effettivamente, in parallelo ad XE, in questo momento si sta iniziando a monitorare con una certa attenzione un'altra sottovariante di Omicron, anzi altre due, ma insomma una delle due in particolare è quella su cui si sta concentrando la maggiore attenzione, che è stata denominata BA.4. Che presenta alcuni interessanti fenomeni di reversione, quindi mutazioni che sono letteralmente tornate indietro, sono state perse, quindi il genoma virale è tornato a quella che era la situazione originale, sostanzialmente quella del virus originale di Wuhan, e al contempo sono state però acquisite altre singole mutazioni puntiformi a carico della proteina Spike, con un noto effetto per quanto riguarda l'evasione immunitaria. Quindi la si tiene sott'occhio perché in particolare questa BA4 pare stia aumentando la frequenza in Sudafrica, che sappiamo essere un paese che è già stato colpito fortemente da quattro ondate, l'ultima delle quali è stata quella di Omicron. Quindi occhi aperti naturalmente, perché l'evoluzione virale non è un processo che si ferma, dipendendo da un fenomeno casuale, quello della mutazione, gli errori che la polimerasi effettua casualmente nel corso della replicazione. Chiaramente, finché continuerà a esserci replicazione virale, continueranno a esserci nuove varianti, insomma, legate alle mutazioni che vengono a crearsi. E la situazione è un po', direi, possiamo riassumerla in questo modo. Quindi noi abbiamo adesso davanti un futuro un po' incerto, perché da un lato è ragionevole pensare che ci possa essere questo continuo drift verso nuove sottovarianti di derivazione Omicron, naturalmente, che diciamo ragionevolmente potrebbero acquisire alcune modeste proprietà di immunoevasione. E l'altra però ipotesi, che non possiamo escludere a questo momento, è che in un futuro non troppo lontano possa entrare potentemente sulla scena una nuova variante di derivazione molto, molto diversa, magari Come è già successo? correlata a Delta, come è già Come successo. Esatto, è già successo? Ah, sì, a esatto. questo punto secondo me sono due le informazioni che mi preme chiederti. La prima è, penso quello che si chiedono tutti, è se i vaccini attuali sono ancora in grado di gestire queste varianti come la XE, IJ o altre. Mi fermo qui così sentiamo questa, poi te ne faccio un'altra. Sì, vabbè, allora diciamo che nonostante tutti i vaccini in uso adesso siano comunque stati sviluppati sulla base della Spike originale, quindi una Spike che ormai è abbastanza diversa da quella che caratterizza Omicron, abbiamo visto che fortunatamente, per quanto riguarda la prevenzione degli effetti più gravi della malattia, c'è ancora un'ottima efficacia. L'efficacia non è molto elevata invece per quanto riguarda la prevenzione dell'infezione, anche perché la possibilità di infettarsi dipende anche dall'esposizione, quindi
In uno scenario in cui, come dicevi ben prima tu, le precauzioni vengono progressivamente e comprensibilmente a mancare, le occasioni di esposizione aumentano. Poi sappiamo che ciò che protegge effettivamente dall'infezione è un titolo anticorpale neutralizzante molto elevato che si può ottenere in un lasso di tempo abbastanza breve dopo la somministrazione del vaccino, poi questo scema. E quindi quella protezione è chiaramente soggetta ad un declino naturale nel tempo, ma resta molto più elevata la protezione offerta dall'immunità cellulare, anche perché questa è basata sul riconoscimento di epitopi che sono molto più conservati, in particolare la subunità S2 della Spike, ad esempio, che è molto meno soggetta a mutazioni. Quindi fortunatamente in questo momento possiamo dire che la campagna vaccinale, così come l'infezione pregressa, anche per quanto riguarda persone che hanno preso il Covid magari nel 2020, continua ad essere abbastanza buona per quanto riguarda la prevenzione ovviamente dei casi più gravi. Fermo restando che comunque le persone molto anziane o che hanno un sistema immunitario che non funziona perfettamente per la presenza di patologie pregresse, stato di immunocompromissione, eccetera, continueranno ad essere quelle che sono soggette ai maggiori rischi e per cui anche potrebbe essere ragionevole pensare a una strategia di una quarta dose, insomma, cosa che in questo momento si sta effettivamente contemplando in molti paesi, anche se in modo non affatto uniforme, come abbiamo visto, perché i dati sotto questo punto di vista continuano ad essere abbastanza scarsi, non ancora ben consolidati. Poi c'è l'ipotesi naturalmente di sviluppare vaccini aggiornati, ventilati da molto tempo, dei vaccini focalizzati proprio sulla spike Omicron, ma per ora, nonostante si siano svolti numerosi trial sotto questo punto di vista, non sembra essere ancora diciamo una strategia che è prossima a venire. Esatto, perché si parlava proprio di aprile, mi sembra, come orizzonte per questo eventuale secondo. Ma è proprio su questo che è la mia seconda domanda, perché noi abbiamo adesso che d'estate noi andiamo verso una diminuzione tendenziale dei contagi, non è una sparizione, no? Però è una diminuzione dovuta un po' alla temperatura, al caldo, al fatto che non siamo più tappati dentro in casa, eccetera. Però dall'altra parte del mondo, giù nel sud, parlare prima del Sudafrica, esattamente capita il contrario. Ho letto vagamente di notizie per cui in Africa in questo momento 2 casi su 3 sono di Omicron e c'è una grande circolazione. Grande circolazione mi fa drizzare un po' le antenne, anche se c'è sulle cuffie non si vedono, mi fanno drizzare le antenne perché penso grande circolazione, grande possibilità di mutazioni. E poi giù nell'inverno australe chiaramente ci sarà una maggiore circolazione, quindi dovremmo poterci aspettare, se questo virus non è ancora sparito alla faccia di chi diceva che le pandemie durano solo 2 anni, direi che bisognerà che si cerchino strategie per l'autunno. Sì, sono strategie anche molto difficili in questo momento da definire perché ci sono tante incertezze. Allora, se avessimo la certezza assoluta che il virus con cui avremo a che fare nel prossimo autunno, nel prossimo inverno, sarà effettivamente un virus molto simile all'attuale Omicron, è evidente che sarebbe possibile, anche opportuno, puntare tutto verso un aggiornamento dei vaccini, anche perché c'è chi sulla base delle proprietà antigeniche della spike di Omicron, giustamente a mio modo di vedere, sta iniziando a parlare di sierotipi per quanto riguarda SARS-CoV-2, cioè è la prima variante che davvero mostra un profilo antigenico talmente diverso dalle altre da effettivamente farsi porre la legittima domanda se vale la pena di sviluppare un vaccino differente, un vaccino aggiornato. Però d'altra parte va detto che fino a questo momento tutte le varianti che sono diventate prevalenti nel giro di pochissimo tempo, quindi Omicron, Delta e prima di lei Gamma, Beta, Alfa, non sono state una variazione di una variante che era già dominante in precedenza, ma qualcosa che è saltato fuori quasi dal nulla, ovvero Esatto, una derivazione. dal cappello a cilindro quasi, Sì, come Omicron. si tratta di varianti che sono di fatto spuntate fuori da una qualche sacca di circolazione
che ancora non siamo riusciti bene a identificare in molti casi, ma che potrebbe essere riconducibile, come dicevo prima, a pazienti immunocompromessi, anche perché ciascuna variante in origine nasce nel singolo paziente, no? Quindi basta un caso Certo, sfortunato. la mutazione avviene in una cellula. Ok, questo Sì, e sì. poi la selezione in particolare in questo caso è soggetta a delle pressioni molto importanti in un paziente magari che possa avere HIV o possa avere un altro tipo di patologia che anche magari in cui c'è una terapia immunosoppressiva. Ecco che in questo caso un'infezione di lunghissima durata e l'esposizione del virus magari a una risposta immunitaria dell'ospite che non è efficiente a tal punto da poterlo eradicare, questo potrebbe stimolare naturalmente la selezione di varianti fortemente immunoevasive. Poi non è detto che questa immunoevasività che garantisce la persistenza dell'infezione nell'ospite si traduca anche in una maggiore capacità di trasmissione interumana. Ecco, queste due cose non vanno necessariamente di pari passo, però evidentemente in alcuni casi questo è già accaduto. E l'altra possibilità è quella di una circolazione che noi non riusciamo a vedere, a monitorare accuratamente in questo momento in serbatoi animali, perché ci sono molti mammiferi che sappiamo essere soggetti a infezione SARS-CoV-2, mammiferi che in alcuni casi hanno popolazioni di svariati milioni, decine di milioni addirittura di individui, e hanno naturalmente le caratteristiche anche biologiche del recettore ACE2 immunitarie differenti da quelle nostre. E i Beh, non solo cervi. milioni, ma anche contatto con l'uomo, perché una cosa sono i daini, come magari Esatto. che possono Sì, essere ma. 100.000, una cosa sono i topi, che sono milioni e Esatto, sì. infestano le nostre città. Ma anche in questo caso basta un singolo caso sfortunato, no? Cioè, il punto è che se questi processi selettivi dovessero sfortunatamente portare a una nuova variante virale che abbia delle caratteristiche adatte per poter competere in modo efficiente con la variante che in quel momento è dominante in uomo, in questo momento BA.2, ecco che ci potrebbe essere una potenzialità di una diffusione, un vantaggio competitivo, perché tende ad emergere sempre comunque la variante che mostra una maggiore fitness in un determinato contesto ambientale. Contesto ambientale è dato fondamentalmente, nel nostro caso, da quella che è la nostra, immunità pregressa. Quindi, stiamo andando verso una situazione in cui, la maggior parte della popolazione, mondiale sarà, immunizzata, presenterà, diciamo, una memoria immunitaria, specifica anche nei confronti di Omicron, soprattutto nei paesi in cui non c'è stata vaccinazione, in cui l'unica esposizione è stata quella o quella, diciamo, a varianti precedenti del virus. Ecco che in questo caso potremmo ipotizzare che ci possa essere una tendenza all'emergenza di varianti in grado di aggirare proprio questa risposta immunitaria specificamente rivolta verso Omicron. Quindi è un po' difficile, diciamo, poter prevedere ad oggi cosa accadrà di qui a 4-5 mesi, anche perché abbiamo visto che questi cambiamenti sono sempre stati molto molto repentini e nel caso di Omicron veramente all'arco di 2 mesi abbiamo visto che Delta è passato dall'essere quella dominante, con il 98% di frequenza su scala globale, a una variante che di fatto si sta lentamente estinguendo, anzi neanche tanto lentamente estinguendo. Oggi vengono veramente rilevate poche dozzine di casi di Delta ogni giorno in tutto il mondo. Ma a questo punto, insomma, rientriamo un po' nella logica che si fa già con l'antinfluenzale, per cui si vanno a calibrare le, non so se chiamarle varianti o meno, perché sono dei vari tipi, no, di influenza, ce ne sono, ho visto che ce ne sono una trentina, ma diciamo quelli più importanti sono circa tre o quattro, per cui c'è la trivalente e la quadrivalente. Si va a vedere cosa circola nell'emisfero sud e si cerca di preparare un vaccino per ottobre-novembre, in modo da poterlo inoculare appunto novembre-dicembre. Io di solito lo faccio in quel periodo lì. Andremo a finire in una questione, in un meccanismo del genere. Però mi sembra di aver capito, ma ti chiedo conferma, che con questa tecnologia dei vaccini a mRNA noi potremo fare molto prima, mentre l'idea di usare il vettore virale, quindi l'adenovirus, ormai si è già bruciata, perché ormai quell'adenovirus non lo puoi più usare, perché il sistema immunitario, se io ho già fatto, lo riconosce, cioè, tu sei già passato e quindi non riesci più a essere il cavallo di Troia per
infilarmi l'RNA, no? Sì, esatto. I russi con lo Sputnik ne avevano creati due, però a questo punto dovrebbero crearne un terzo. Quindi diciamo questa strada qui potrebbe essere emergenziale, però mi sembra un po' bruciata il discorso. Sì, esatto. Ci sono. L'RNA credo che ormai sia la tecnologia che è emersa da questa pandemia come un qualche cosa che è ripetibile, perché non hai un guscio, cioè il guscio è un guscio di Sì, piccolo certamente. normale. Esatto. Esatto, probabilmente, insomma, ma infatti quando si parla di vaccini aggiornati, si parla fondamentalmente, al momento almeno, sempre di vaccini basati su questa strategia, quindi vaccini ad mRNA. Dopo, chiaro, dal punto di vista teorico, dovrebbe essere effettivamente molto semplice, relativamente rapido svilupparli, poi come abbiamo visto, non è detto che poi questo aggiornamento sia sempre opportuno in tempi brevi, tant'è che, insomma, inizialmente con l'uscita di Omicron sulle scene si parlava di una data molto molto vicina del tempo entro la quale sarebbe stato possibile avere un vaccino aggiornato. Poi abbiamo visto che siamo arrivati oggi di 10 aprile e ancora di questo vaccino effettivamente aggiornato non se ne vedono le avvisaglie. Quindi Certo. ci sono anche questioni di opportunità, no? Riguardo a quello che è l'efficacia di un determinato vaccino nel prevenire effettivamente le forme gravi, che è quello che effettivamente conta più di ogni cosa in questo momento, almeno fino a quando non si riuscirà, e questo è tutto da vedere, a sviluppare un vaccino, magari basato anche su strategie di sviluppo un po' diverse, che possa offrire una protezione molto molto d'ampio spettro, no? Il famoso vaccino pan-coronavirus, questo però diciamo, è quasi un obiettivo, ecco, molto ancora abbastanza lontano, però insomma è una cosa a cui si vuole puntare fortemente, sia per contrastare quella che è l'emergenza di eventuali nuove varianti, sia anche per guardare al futuro, tenendo sempre presente la possibilità che nuovi coronavirus che probabilmente circolano, anzi sicuramente circolano in questo momento nella fauna selvatica nel sud-est asiatico, possano in un futuro non troppo lontano poi portare a nuove pandemie. Mentre invece i vaccini, chiamiamoli più tradizionali, quelli con il virus vero tramortito, attenuato o morto, diciamo, non hanno, mi sembra, avuto molto effetto. Mi sembra che ci fosse il Sinovac, che fosse tanti altri. Anche questa è una strada che probabilmente si sta chiudendo come. Sì, allora il Sinovac ha avuto, allora non è mai stato approvato come sappiamo per l'utilizzo dall'EMA, no? E quindi è stato un vaccino che però come numeri su scala globale è stato molto utilizzato perché ha un vantaggio molto importante che è quello della facilità di trasporto anche a temperature non molto basse come quelle richieste per i vaccini ad mRNA. Logistica, quindi termini La logistici. logistica e anche probabilmente termini di costo, anche se qua ovviamente dipende sempre da accordi commerciali tra i singoli governi. In Sudafrica, in Sud America, scusami, è stato utilizzato molto, il Cile, per esempio, che poi l'ho abbinato comunque a una campagna di richiami di booster basata tutti sui vaccini ad mRNA, ha iniziato molto presto proprio con Sinovac. Allora, qua ho fatto un discorso un po' complesso, se vogliamo, perché diciamo, questa strategia ha avuto dei pregi e dei difetti. Il pregio è stato quello di poter muoversi molto molto rapidamente, offrendo una protezione alla popolazione anziana, però questa protezione proprio per il tipo di vaccino non è stata molto duratura nel tempo e non è stata sicuramente altrettanto elevata di quella che si sarebbe potuta ottenere con vaccini ad mRNA. E il paradosso del Cile è stato quello addirittura che c'è stata una fase in cui la popolazione anziana era completamente protetta da due dosi, ma la popolazione giovane, under 40, praticamente era del tutto suscettibile, in cui i ricoveri in terapia intensiva degli under 40 hanno superato per numeri quelli degli over 70. Quindi, giusto per far capire come diciamo, la strategia vaccinale, anche basata su questo tipo di vaccini, abbia avuto delle luci e delle ombre. E, i paesi che non hanno potuto, come Cile, utilizzare una strategia vaccinale mista con l'utilizzo di booster ad mRNA, poi hanno avuto delle grosse difficoltà nell'ultimo periodo con l'arrivo di Omicron, e Hong Kong è un caso abbastanza eclatante. Quindi, vabbè, al di là del fatto che la popolazione anziana non era effettivamente stata
oggetto di una campagna molto efficace perché si era puntato sostanzialmente alle persone in età lavorativa per quanto riguarda i vaccini. Le poche che erano state vaccinate, tra gli over 80, erano state vaccinate con il vaccino Sinovac. Molto tempo fa, e questo non ha certamente portato ad un'elevata proporzione, per cui il numero di decessi in proporzione al numero di contagi ad Hong Kong è stato davvero molto, molto elevato, proprio per una combinazione della scarsa, lo scarso tasso di vaccinazione degli anziani in generale e anche un po' per l'utilizzo preponderante di Sinovac. Ecco, probabilmente questa è una tecnologia che anche vista insomma l'efficacia comparativa rispetto ai vaccini del mRNA non avrà molto, molto futuro, credo almeno. Ecco, sì, va bene. Io ti saluto volentieri. Io direi che abbiamo visto, penso, tutti i problemi, a meno che tu non abbia qualche aspetto da voler aggiungere. E come aggiornamento, direi che per me è sufficiente. Dimmi tu se Sì. vuoi aggiungere qualche cosa o. No, non c'è niente di particolare da aggiungere. L'unico appunto che possiamo fare è che ragionevolmente ora con l'allentamento di tutte le misure, diciamo, di precauzione, ci sarà anche probabilmente un allentamento di quella che è la strategia di sorveglianza molecolare, se vogliamo. Quindi il rischio è quello un po' che si perda traccia anche di varianti che eventualmente si diffondono in alcuni paesi soprattutto, perché si può ritenere chiaramente che chi sta facendo una grande opera di monitoraggio oggi continui a farlo, magari su numeri più ridotti anche in futuro. Il punto è che chi già oggi fa molta, molta fatica e produce dei report con ritardo di un mese, addirittura 2 mesi rispetto alla situazione reale, è possibile che nei prossimi mesi addirittura non abbia assolutamente il polso della situazione e quindi dovremmo sempre affidarci sempre di più all'opera attenta di monitoraggio che viene fatta da quei pochi paesi in cui questa strategia viene seguita molto bene. Poi anche perché durante i mesi estivi il calo dei casi è così elevato che poi quando i casi sono pochissimi è difficile fare delle statistiche perché i dati diventano instabili, no? Quindi, È vero, questo è assolutamente vero, certo. Più i numeri si abbassano, più il rumore di fondo si alza, certo. sì, va bene, allora io vi saluto, penso che posso darvi un. La rivederci alla prossima puntata. Qua c'è il mio cartello di chiusura. Scusate se vi è una telecamera, una web ha deciso di salutarmi e quindi non vedete una cosa un po' buia, però diciamo come al solito se vi è piaciuto mettete il like, fate passaparola, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e quindi diciamo io saluto e ringrazio ancora Marco per il suo contributo e la sua competenza e ci vediamo la prossima volta. Ciao Marco. Ciao Franz, grazie. Ciao.